per un assistenzialismo sterile, a pioggia, come per intenderci l'elemosina dei 500 euro mensili dati a chi non lavora e a chi continuerà a non lavorare né nel privato né nei servizi sociali, perché questa è una forma di assistenzialismo sterile che non porta nulla e che dissangua le casse dello Stato, non ha nessuna ricaduta positiva da nessuna parte. Bisogna dare la possibilità a chi vuole lavorare di lavorare, aiutandolo, magari dandogli una mano negli investimenti, ma poi ognuno deve camminare con i propri piedi. Noi non siamo per l'assistenzialismo, siamo per un aiuto che sia un'incentivazione alla produzione, quindi non passività ma attivismo nel campo del lavoro, e ci sono tantissime iniziative che si possono mettere in campo. Esempio, noi che viviamo al sud abbiamo una ricchezza che è incommensurabile, che è appunto la possibilità del turismo, aiutare l'attività imprenditoriale nel turismo e nell'agroalimentare, che rappresentano da sempre una nostra ricchezza e sono un cavallo di battaglia, come negli altri paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. Dare ai giovani e a chi vuole intraprendere un'attività imprenditoriale un aiuto da questo punto di vista dà una ricaduta positiva a livello sociale e anche poi in prospettiva alle casse dello Stato. Questo sostanzialmente. Devo dire che nessuno di noi è perfetto e le amministrazioni precedenti e anche questa amministrazione non hanno dato grande risalto al tema dell'ambiente, anche forse perché ci sono stati impegni più importanti, più stringenti da mettere a posto, insomma, da appianare. La verità è che Salerno, pur essendo una città di mare, pur avendo questa enorme ricchezza, non riesce a sfruttarla appieno. Allora io prevederei tutta una serie di progetti che riescano finalmente a riappacificare la città con il mare che la bagna. Salerno non è né una città di mare né una città continentale. Purtroppo è una via di mezzo, è il caso di dire, non è né carne né pesce, non è una città turistica ma non è nemmeno una città dove è sviluppata un'economia portuale che possa giustificare il sacrificio del mare. Bisogna dare uno slancio definitivo e decidere se Salerno deve essere una città turistica e ha tutte le potenzialità per poterlo fare, con la costa di chilometri e chilometri per la provincia, chiaramente, non faccio soltanto riferimento all'ambito cittadino, oppure essere una città dove ci sono scambi economici per via del porto. È una città da ridisegnare da questo punto di vista e una volta risolti i problemi più importanti del quotidiano sarà opportuno mettere mano anche a questo aspetto, una volta per tutte in maniera definitiva.